Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36, e dice: Chi crede nel Figlio, e cioè nel Figlio di Dio, Cristo Gesù, ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Chi ha ragione, io oppure Dio? Caro amico che stai ascoltando, se le nostre caratteristiche personali potessero permetterci l'accesso al cielo, Dio non avrebbe detto «Non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno». Romani capitolo 3 versetti da 10 a 12. Se potessimo acquistare la vita eterna con le nostre buone opere, Dio non avrebbe detto «È per grazia» che siete stati salvati mediante la fede, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Lettera agli Efesini, capitolo 2, versetti 8 e 9. Se la salvezza si potesse ottenere tramite l'adempimento della legge di Dio, egli non avrebbe detto, mediante le opere della legge, nessuno sarà giustificato davanti a lui. Romani, capitolo 3, versetto 20. Non esiste alcun mezzo per guadagnarsi, fra virgolette, la salvezza eterna dell'anima. Pietro dice, siete stati riscattati non con argento e con oro, ma con il prezioso sangue di Cristo. Prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetti 18 e 19. Se potessimo percorrere un cammino di perfezionamento coi nostri sforzi, sino a divenire giusti dinanzi a Dio, egli non avrebbe detto... Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Geremia capitolo 17, versetto 9. Se la nostra salvezza dipendesse da noi stessi, il Signore Gesù non avrebbe risposto alla domanda «Chi può essere salvato?» dicendo «Agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio». Marco capitolo 10 versetti 26 e 27. Tutti quelli che hanno messo la loro fiducia nel Signore Gesù sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, come è scritto in Romani capitolo 3 versetto 24. È Dio che ha ragione. Come potremmo non essere d'accordo con Lui? Meditiamo su queste cose. E che il Signore ci benedica.